Sì, prova. Volete vendere le fontane? Ah. Il direttore generale, il dottor Di Donna, che direi, che lo dipendiamo come noi che lo siamo. E voi siamo Giovanni e Giovanni, e voi sei e Maria Paola. Questi bambini conoscete il signor sindaco che fa guagnoso di Mapara? Parlo un balcone. Cittadini, il sogno, il lungo sogno nostro è divenuto realtà. Oggi, 24 aprile 1915, alle ore 11, nel giardino dell'Ateneo, l'acqua del Sele zampirerà per la prima volta in via d'esperimento, apportatrice di novella vita per la nostra regione. Cittadini, non passi nell'indifferenza questo evento e volgendo grato il nostro pensiero a coloro che propugnarono la grandiosa opera rigeneratrice, salutiamo questo giorno mentre l'anima italiana freme per gli imminenti destini della patria e il sogno s'avvera. Io l'ho sempre visto come una specie di gigante, ecco, che con, dall'alto della sua maestosità si occupa del territorio pugliese. Perché è importante ricordare oggi questo evento di 100 anni fa? Perché noi, i bambini, ma anche noi adulti, non abbiamo idea di che cosa fosse la Puglia un secolo fa. L'impresa che vi proponiamo non vale il celarlo, è impresa gigantesca, la cui esecuzione però dovrà riuscire a gloria e a vantaggio del Paese. Le grandi imprese non si compiono, le immense difficoltà non si vincono che a una condizione, ed è che coloro a cui è dato di condurre queste opere a buon fine abbiano una fede viva, assoluta, nella loro riuscita. Ci dedichiamo al territorio il più possibile e proprio per questo motivo non potevamo non essere presenti a questa manifestazione. L'acqua dà la vita, è condizione essenziale per poter crescere e non è un caso che la scelta di collocare lo Zampillo, la prima fontana, sia proprio stata questa, cioè dinanzi al Palazzo della Cultura. La storia dell'umanità è sempre la ricerca dell'acqua. L'acqua è da sempre l'oggetto privilegiato del cammino dell'umanità. La costruzione della più grande opera ingegneristica della storia d'Europa. Questo è l'acquedotto pugliese. Vorrei dare la cifra precisa.
sono 40.000 i chilometri tra reti idriche e reti fognanti che gestisce l'acquedotto pugliese. 40.000 chilometri per portare acqua nel più piccolo paesino dell'Appennino Dauno, per portare acqua nel villaggio più sperduto del Salento. La ramificazione di questa gigantesca opera è stata davvero un monumento alla modernità. I soggetti fondamentali del futuro dell'acquedotto, i lavoratori e le lavoratrici di acquedotto, devono essere fondamentali. Non è un'azienda come le altre, è un'azienda pubblica. Non cura un prodotto qualunque, cura un bene che integra il diritto alla vita. L'acqua è il diritto alla vita. Ecco, per questo, 100 anni dopo, tornando qua, fare per un attimo lo sforzo, la fatica di capire che cos'è stata questa invenzione, quanto ha cambiato la storia nostra. Provate a immaginare di tornare a casa e di non trovare più acqua, l'acqua per bere, l'acqua per lavarsi, l'acqua appunto che è la vita, l'acqua che ci consente ogni giorno di benedirla la vita e di battezzarla. Per questo, evviva l'acquedotto pugliese, evviva questa festa dei 100 anni. Ma questa è bella, però. Però è interessante notare che il rapporto appunto tra ingegneria e acquedotto per noi, per l'ingegneria di Bari, viene proprio dalle origini, cioè le origini di ingegneria di Bari sono legate inerentemente all'acquedotto. Particolarmente liquido. Non siamo qui a dire l'importanza dell'acqua, siamo tutti favorevoli. È chiaro che quando è arrivata la prima goccia a Bari è stata un grandissimo evento e noi lo vogliamo festeggiare in questa maniera.